denuncia che è stata fatta in maniera piuttosto coraggiosa, perché in questo mondo, diciamo, del pubblico impiego poi c'è un po' di omertà, da una preside di un istituto tecnico di Padova, che scrive una lettera al Corriere della Sera. In realtà non la scrive al Corriere della Sera, ma arriva al Corriere della Sera, che la pubblica in prima pagina. La storia che ci racconta, poi abbiamo scoperto, è una storia che avviene spesso nelle nostre scuole, ma non andiamo nel dettaglio delle regole, dei congedi, delle leggi, delle norme, andiamo nella sostanza. La sostanza è molto semplice: un professore ha appena vinto la cattedra grazie alla buona scuola, come si chiama la riforma fatta da Matteo Renzi, vince questa cattedra, lui è di un paesino, abbiamo scoperto noi, del Beneventano, vince questa cattedra, ma il primo giorno di scuola, cioè il 12 settembre del 2016, non si presenta alle lezioni. Il docente è assente per motivi familiari, insomma ha appena vinto la cattedra, però per motivi familiari non può insegnare in quella scolaresca. La preside cosa fa? Come spesso avviene, ormai i presidi questo fanno, molto del loro lavoro è dedicato anche a questo, deve cercare un supplente, trova un supplente, i ragazzi amano questo supplente, gli piace moltissimo questo supplente, si affezionano a questo supplente, però i supplenti sono supplenti e il professore, dal suo paesello del Beneventano, a un certo punto si ripresenta a scuola. Sapete quando si ripresenta a scuola? È favoloso. Il 23 dicembre, cioè dal 12 settembre fino al 23 dicembre, per motivi familiari non poteva andare in quella scuola. Il 23 dicembre è l'ultimo giorno di scuola, si presenta, siccome la legge prevede a quel punto che quel posto di lavoro è suo e lo era da sempre, la supplente finisce in fondo a tutte le categorie, ma insomma è la supplente, no? Le supplenti hanno questo ruolo, quello di tappare i buchi e poi non ritapparli se si dovessero riverificare. E il buco si riverifica perché il supplente se ne va via, il docente di ruolo ritorna, abbiamo detto il 23 dicembre, sapete cosa fa il 23 dicembre? Interroga gli studenti, non c'è stato un giorno, ma interroga gli studenti, io mi metto nei panni degli studenti. Dopo averli interrogati, finisce l'interrogazione, dà i voti, immagino come abbia dato bene questi voti, e che cosa dice? Manda una comunicazione al preside, dice: caro preside, dal 9 gennaio io mi rimetto in congedo. No, scusate, sembra una barzelletta, sembra una cosa di Checco Zalone. Dal 9 gennaio, cioè dal rientro a scuola, lui non ci sarà più perché è in congedo. E la preside dice: ma perché ha fatto tutta questa cosa? Ma perché non me l'ha detto? Ovviamente dal 9 gennaio deve trovare una nuova supplente che non può essere quella precedente, perché le regole fanno sì che non possa essere la supplente precedente. Quindi i ragazzi hanno avuto una brava supplente, sono stati interrogati da questo signore il 23 dicembre, che è andato in ferie, e il 9 gennaio, dopo le ferie, dice che non può andare in quella scuola e dovranno trovare una nuova supplente. Allora, secondo voi, la morale di questa cosa, legale o non legale che sia, qual è? Il punto è, innanzitutto, non è importante sapere se lui questo congedo lo meritasse come o meno, no? Fosse possibile o meno. Il punto è fondamentale che noi abbiamo ormai creato, abbiamo legalizzato l'immoralità, che è la cosa peggiore che possa esserci. Noi viviamo in una società, quella italiana, in cui praticamente è prigioniera del pregiudizio. Cioè ci sono una classe di lavoratori che è garantita e qui bisogna essere garantisti, e sono sempre buoni e sfruttati, e c'è un'altra classe che invece sono sempre brutti e cattivi, e cioè che sarebbero gli imprenditori, i piccoli imprenditori e tutta un'altra serie di cose. Noi abbiamo assistito in passato alle peggio cose fatte da determinate persone, ovviamente non generalizziamo perché non bisogna mai generalizzare, che sono stati difesi dai sindacati, dalla politica, da tutti, nonostante fossero indifendibili. Ma non tanto parlo io a livello legale, io parlo proprio a livello morale, che è ancora peggio. Noi abbiamo trasmesso a questo paese che l'immagine che moralmente tutto è possibile fare se tu rappresenti determinate persone. Noi abbiamo visto invece in altri casi in cui non c'è nessuna tutela, abbiamo visto gente tipo quelli delle partite IVA, tipo i piccoli imprenditori che sono stati distrutti, bollati, massacrati, giustiziati semplicemente perché hanno evaso per motivi contingenti, bandiere drammatica delle situazioni, e sono stati messi al pubblico alla gogna perché semplicemente sono degli stozzoni, mentre invece determinate persone vengono sempre giustificate e guadagnano poche lire, poveracci, beh, bisogna capirli, fanno una vitaccia e tutte queste cose.
Questo è il frutto di una società malata, di una società in cui abbiamo distrutto i valori fondamentali, abbiamo distrutto la meritocrazia per colpa dei sindacati e di una determinata politica che ha fatto sì che tutti quanti andassero avanti per raccomandazioni, perché questa è la realtà vera. E con le raccomandazioni si copre anche tutte le zozzerie, le porcherie, perché se tu non le copri vengono fuori tutte le altre zozzerie a seguire, come ha detto giustamente la Costa Magna. Se abbiamo un ministro dell'istruzione che mente sulla sua laurea, ma di che stiamo parlando? Lì è una questione di moralità, è una questione di moralità, e qui non c'è moralità, non c'è più moralità. Rusconi, questo è il punto. Sì. Io ringrazio Tramontano per essersi riconosciuto in quello che ho detto, ma io non è che mi riconosca molto in quello che dice lui, perché francamente se abbiamo un'immoralità diffusa e anche per questi ragionamenti per cui gli evasori nel privato no, hanno fatto no, io non ho parlato degli evasori, Luisella, io non hai ho parlato di evasori. Degli evasori fiscali, io non ho parlato di evasori, non ho parlato di evasori, Luisella, non ho parlato Nicola, di evasori. Io ho parlato di determinate fiscale. Persone che sono disperate, in situazioni disperate, e sono stati giustiziati dall'opinione pubblica, dalla magistratura e dal fisco. Ma mentre so invece nei confronti di gente che ruba, pensarci. Nei confronti di gente che ruba viene la massima clemenza, siamo tutti garantisti, tutti a cercare di capire, poveracci, poverini, bisogna capirli. No, stiamo qui parlando se lui si poteva permettere o no un congedo, ma quello non c'entra niente, dopodiché, è l'assurdità che noi possiamo permettergli un congedo. Non so cosa ti riferisci, dopodiché i danni provocati dall'evasione fiscale, dagli evasori, che peraltro sono degli enormi, giganteschi furbetti, stiamo parlando dei furbetti del pubblico impiego, vogliamo parlare dei grandi evasori che vengono continuamente premiati anche dal governo Renzi con le voluntary disclosure, con le aliquote agevolate, punendo i contribuenti onesti che pagano le tasse, ne pagano sempre di più perché guarda, c'è pieno di gente che non le paga. Allora questi sono danni diverso da quello che faccio io, faccio un discorso di morale. Privata. Ci sono i danni del pubblico impiego, nessuno li nega, siamo qua per riconoscere e rinfacciare anche al sindacato però Luisella, le siccome io faccio un discorso di moralità. Ferma, senatore, voglio fare una domanda a Luisella, poi arriviamo a Barbagallo e anche a Rusconi, voglio fare un'ultima domanda, però Luisella, il tema è il seguente, e io te lo chiedo molto semplicemente, se avessimo raccontato un commerciante o un artigiano preso con una telecamera mentre non fa uno scontrino, l'avremmo impiccato giustamente per evasione fiscale, il grande evasore, avremmo fatto vedere le immagini. Qua abbiamo beccato un signore che si presenta un giorno legalmente soltanto per godere delle ferie e lo stipendio pieno, e stiamo a fare il distinguo. Mi segui nel mio ragionamento? Cioè, io penso questo.